Ciao, benvenuti a Funky Junk Studio. Oggi vedremo l'ultimo sommatore di casa Dangerous, il nuovo 2Bus XT. Nata sul progetto del 2Bus Plus, completamente riprogettata e interamente prodotta in America, il nuovo 2Bus XT contiene ciò che da oltre 20 anni identifica in Dangerous Music il riferimento dei sommatori audio analogici. Di fatto, col nuovo 2Bus XT, Dangerous presenta un nuovo concetto di sommatore dove la linearità e la qualità audio si fondono sapientemente col calore e la profondità che da sempre caratterizzano e rendono Dangerous Music uno dei marchi più apprezzati in tutto il mondo. Vediamola nel dettaglio. Nuovo design, nuovo look, ma stessa classica configurazione. Di fatto il nuovo 2Bus XT è un sommatore analogico 16 canali, estremamente pulito, lineare, ma al tempo stesso coi due nuovi trasformatori capaci di offrire due colorazioni timbriche diverse che soddisfano le esigenze più variegate. Sul pannello frontale visualizziamo il LED 16 canali. Inoltre, sul canale 1, 2 e 9, 10 è possibile attivare la funzione mono, utile per tutte quelle sorgenti di segnali che normalmente risiedono al centro dell'immagine stereofonica, tipo cassa, rullante, basso o voce. Spostandoci sulla destra troviamo invece le due nuove funzioni che caratterizzano questo nuovo sommatore, X-Former e Coherence, attivabili o su tutta la somma o all'evenienza sui singoli canali 15 e 16. Ma cosa fanno esattamente queste due nuove funzioni? X-Former lavora sulla seconda armonica e dà spessore a tutta la componente bassa e medio-bassa del segnale, utile per esempio su cassa e basso. La Coherence invece si comporta come una compressione parallela e tramite l'apposito potenziometro aggiunge progressivamente armonica al segnale, regalando presenza e dettaglio. Sul pannello posteriore troviamo i 16 ingressi su connettore di sub, due uscite monitor out parallele e due ingressi external input, utili per espandere il sistema. Ad esempio in questo caso abbiamo utilizzato un D-Box Plus che aggiunge 8 canali di somma ed è un affidabile sistema di monitoria. Se da una parte i software di oggi gestiscono meglio dinamiche e somma interna, dall'altra siamo convinti che l'integrazione di sommatori e outboard analogici di alto livello permette di concentrarsi meglio sul flusso creativo e di caratterizzare e personalizzare il proprio suono in modo tale da potersi distinguere all'interno delle produzioni musicali. Non ultimo vi ricordo il link per la demo audio. Per dubbi o domande non esitate a contattarci e per maggiore informazione visitate il nostro sito. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace, attivate la campanella delle notifiche e iscrivetevi al nostro canale YouTube. Non mi resta che salutarvi e aspettarvi qui ai Funky Junk Studio. Alla prossima!